Due parole appena per introdurre Inail. Negli ultimi 6 anni ha modificato notevolmente il proprio. Però non vanno avanti. Deve mandarla avanti forse dalla regia perché qui non va avanti. Inail negli ultimi 6 anni è comunque. Ha cambiato notevolmente Giusto, non abbiamo un problema. Tanto vado così senza le slide, almeno inizialmente. Ha cambiato notevolmente quella che è la propria missione, conosciuta essenzialmente per quello che attiene alla propria. Vediamo se va avanti. No. Alla propria missione di. Riferita all'assicurazione obbligatoria per i lavoratori sugli infortuni nel 2010 con l'integrazione con la fusione con l'ISPESL e con l'IPSEMA quella che era la più tradizionale, più conosciuta missione appunto di istituto di assicurazione, sia pure con delle esperienze all'interno molto importanti in tema di ricerca applicata, soprattutto per quanto riguardava l'attività riabilitativa e protesica, appunto con la fusione con l'ISPESL e con l'IPSEMA. L'ISPESL era un ente di ricerca, mentre l'IPSEMA era l'istituto previdenziale per il personale marittimo, appunto la missione dell'INAIL si allarga notevolmente. Quindi includendo, oltre all'aspetto assicurativo, l'aspetto sanitario, l'aspetto di ricerca. Questi sono alcuni dei numeri che vanno un pochino ad inquadrare le dimensioni dell'INAIL. Sono circa 3 milioni e mezzo le aziende assicurate, oltre 1 milione e 300 le casalinghe assicurate. Annualmente vengono denunciati 6.632.000 infortuni e 60.000 malattie professionali. Circa 5 milioni sono i DURC emessi annualmente. 5 milioni gli utenti esterni che effettuano login annualmente, circa 4 miliardi le transazioni che vengono effettuate annualmente sui nostri sistemi. Questo per inquadrare la struttura IT dell'INAIL. Composta da circa 200 persone e in realtà comprendiamo all'interno anche la funzione amministrativa, all'interno della direzione IT che è stazione appaltante, è compresa anche tutta la gestione dei contratti con i fornitori esterni, circa. Vengono gestiti circa 110 contratti mediamente appunto nel corso dell'anno. La componente informatica è composta da circa 120 persone. Il sistema informativo dell'INAIL era fondamentalmente organizzato per silos applicativi corrispondenti alle varie strutture di business. La struttura di IT aveva essenzialmente una funzione di governare diciamo, l'insieme dei fornitori, prendendo in carico in maniera assolutamente destrutturata quello che era il volume delle esigenze, fornendo
formulate dalle strutture di business. La cosa più, la cosa più evidente è che non ci fosse una sostanziale percezione di quello che era il valore, il volume di attività e di progetti messi in campo dalla struttura IT. Struttura IT che appunto è composta da personale mediamente che ha un'età media di circa 57 anni, quindi estremamente avanti negli anni. La cosa più complessa è stata quella di far percepire alle persone la necessità di avviare un percorso di cambiamento dove i temi della governance, i temi della qualità, i temi del PPM emergessero come un elemento di grande importanza, di grande valore, proprio per cominciare a valorizzare il volume del valore generato dalla struttura in collaborazione con le strutture di business. Abbiamo preso a riferimento questo testo di John Kotler, il nostro iceberg si sta sciogliendo, proprio come metafora per comprendere, per dare una percezione di come si stesse determinando appunto una situazione in cui il cambiamento ormai diventava un fatto imprescindibile. Quali sono stati i primi, gli aspetti sui quali ci si è potuti soffermare? Prima di tutto la consapevolezza che dal punto di vista proprio dei sistemi, sia dal punto di vista architetturale che applicativo, i nostri sistemi ormai rispondevano a delle logiche superate, estremamente costosi e non in linea con le esigenze che il nostro utente, sia interno che esterno, in qualche modo ci veniva rappresentando. La necessità di intervenire sul versante dei costi, quindi abbiamo avviato questo processo di trasformazione digitale non sapendo di non poter intervenire né sotto il profilo delle risorse umane in termini numerici, cioè di poterle aumentare, né pensando di poter destinare delle risorse specifiche al processo di cambiamento. Abbiamo in questi anni abbiamo avuto diversi incontri con organizzazioni più grandi anche della nostra, del settore privato, che appunto hanno avviato questo percorso di trasformazione digitale, e un dato chiaro era che in un percorso programmato in almeno in 4 o 5 anni, di fatto il budget per questi 4 o 5 anni veniva raddoppiandosi, quindi circa il 100% delle risorse per questi 4 o 5 anni sarebbe stato dedicato specificamente al processo di trasformazione. Siamo intervenuti sul fattore umano, nel senso che non solo le persone all'interno della nostra direzione avevano e hanno un'età media piuttosto alta, anche sotto il profilo formativo, quindi per cercare di ridurre il gap di competenze presente. E abbiamo avviato un progetto di assessment sulle competenze, un progetto formativo che ha visto coinvolte tutte e 200 le unità di personale coinvolte secondo il framework ECF.
Un ultimo ambito che in qualche modo ha messo in evidenza la necessità di avviare questo percorso è stato dato dalle modifiche nei comportamenti della nostra utenza. Un elemento che ci è parso immediatamente evidente è il fatto che anche nell'utilizzo degli strumenti la nostra utenza si attendeva dalla parte della nostra struttura una capacità di risposta e una facilità di interagire che noi non eravamo più in grado a cui non eravamo più in grado di rispondere. Tutti questi elementi ci hanno messo in condizione, appunto, ci hanno portato a prendere atto appunto della necessità di avviare questo percorso di cambiamento, quindi andando ad individuare anche quello che era la meta, l'obiettivo finale da dover raggiungere secondo fasi che si sono definite nel corso del primo periodo, del primo anno. I primi aspetti, spostare il focus dalla gestione per compiti ad una gestione per obiettivi, definire e gestire un piano. Precedentemente non si vedeva minimamente la necessità di non solo di avere un portafoglio progetti, ma anche la gestione del piano era semmai, nella migliore delle ipotesi, rimessa al fornitore. E abbiamo però cercato appunto di sfruttare, far leva sui punti di forza e minimizzando i punti di debolezza presenti al nostro interno, tenendo conto che comunque la macchina doveva continuare a funzionare secondo appunto le regole precedentemente esistenti. Abbiamo modificato più volte il nostro modello organizzativo e di governance, abbiamo avuto tre fasi di adeguamento del modello organizzativo, separando le funzioni di staff dalle funzioni di line ed eliminando i silos applicativi che precedentemente erano presenti all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo spinto fortemente sulla riallocazione delle persone sui nuovi ambiti organizzativi. Abbiamo attivato anche noi una funzione di comunicazione interna che in qualche modo accompagnasse tutto il processo di cambiamento. Qual è il percorso che abbiamo avviato? Nel 2012, da quando appunto è stato avviato il percorso, nel 2012 è stato dedicato sostanzialmente a creare le premesse per tutto il progetto di cambiamento. Quindi è stato attivato un progetto Next DCSIT che di fatto ha predisposto tutto l'assessment della direzione, della funzione T. A metà del 2013 è stato avviato il primo progetto di riorganizzazione della DCSIT, che era la denominazione che aveva precedentemente la direzione IT. Un momento fondamentale è stato a fine 2013, dopo un percorso di circa 5-6 mesi, la predisposizione del piano triennale per l'IT. Piano triennale 2014-2016 che ha consentito la convergenza di progetti e di attività precedentemente comunque svolti secondo una logica di tipo progettuale. Nel corso del piano triennale che si sta concludendo sono state avviate diverse
diversi progetti di tipo organizzativo e governance. Abbiamo riorganizzato anche la direzione per processi secondo il framework ITIL. Abbiamo introdotto una metodologia di valutazione dei fornitori, l'IT Vendor Rating, finalizzata essenzialmente a utilizzare, considerata la grossa presenza di fornitori all'interno di Inail, a valorizzare la funzione dei fornitori all'interno di Inail. Con la fine del 2014 viene costituita la DCOD, Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, perché l'istituto, l'Inail, ha maturato nel frattempo l'idea che la separazione che c'era prima tra funzione organizzativa e funzione IT fosse da freno per un percorso di evoluzione verso il digitale dell'istituto. Quindi nel 2014 viene avviata una prima integrazione di funzioni organizzative nell'ambito dell'IT, a fine 2015 questo viene ulteriormente consolidato. E per la prima volta anche la funzione IT, nella modalità revisionata dell'organizzazione digitale, partecipa anche alla riorganizzazione del modello organizzativo di tutto quanto l'istituto. Oggi stiamo lavorando sulla conclusione del piano triennale, che è stato organizzato per processi strategici, programmi strategici, 5 programmi, suddiviso in 40 progetti strategici, 100 progetti operativi e oltre 9.000 interventi progettuali. Come abbiamo ripensato la modalità, appunto, di come abbiamo messo a terra tutto il portafoglio progetti, andando ad identificare le esigenze presso le strutture di business, andando a consolidare il portafoglio delle esigenze, dando ad esse una prioritizzazione secondo una serie di criteri che abbiamo identificato assieme alle strutture di business. Quali sono le lesson learned di questo triennio che ormai si va concludendo per il piano strategico? Dalla parte l'utilizzo delle metodologie. Abbiamo lavorato molto sotto il profilo metodologico, abbiamo introdotto metodologie e strumenti finalizzate alla gestione dei nostri progetti. Questo ci ha consentito anche di cominciare a misurare il nostro livello di maturità nell'adozione delle metodologie, consentendo anche di confrontarci con organizzazioni analoghe. Gli obiettivi SMART, che sostanzialmente ci consentissero di individuare obiettivi raggiungibili, manutenibili e su cui concentrare l'attenzione sui vari deliverables per l'avanzamento delle attività progettuali. Nella nostra organizzazione, come avete visto anche prima, i livelli individuati, quindi di programma strategico, obiettivo strategico, obiettivo operativo, interventi progettuali, ha messo in evidenza una eccessiva complessità, un'eccessiva gerarchia sulla quale stiamo intervenendo per il prossimo piano triennale. Cercando di identificare meglio quali sono le responsabilità di vari livelli, in particolare tra program manager e project manager, che nella gestione di questo piano triennale non hanno sempre lavorato in completa sinergia. La responsabilizzazione del program manager come figura
di sintesi e sinergica tra le varie tra i vari componenti, ha messo appunto in evidenza la necessità appunto di ridurre e accorciare la catena dei livelli. Un altro elemento di complessità, soprattutto in un'amministrazione pubblica, è stata quella di portare a regime l'organizzazione, un'organizzazione a matrice, che vede da una parte gli uffici con i responsabili delle persone che da una parte debbono garantire il raggiungimento degli obiettivi di ciascun ufficio, dall'altra la gestione per progetti e questa, l'equilibrio tra queste due dimensioni non è sempre stato facile da individuare. Molto spesso i project manager non hanno avuto le leve sufficienti, non hanno avuto l'apporto sufficiente da parte dei responsabili degli uffici nell'avanzamento dei vari progetti. Infine, un altro elemento estremamente complesso è stato riuscire a portarsi dietro al medesimo livello di velocità le strutture di business con le loro esigenze di tipo diverso rispetto a quello molto spesso dalla conclusione dei progetti. Sembra per un verso un po' strano, ma se il PMO e il T non spingono per la conclusione dei progetti, non sempre le strutture di business hanno questo tipo di attenzione. Infine, con la partnership con i vendor strategici, che rappresentano ormai una risorsa imprescindibile che di fatto abilita alla messa a terra dei progetti di innovazione. Non sempre questo, prima Luca Tias faceva riferimento all'approccio etico anche dei vendor, questo non è sempre facile da rintracciare. Poi probabilmente il professor Minelle ci farà qualche sollecitazione al riguardo, però il tema appunto della relazione e della sinergia tra amministrazione pubblica e il mondo dei fornitori, dei vendor, sicuramente è un elemento di estrema attenzione. Grazie.